Amici di One TV, siamo al Meet a Milano, ma perché devo parlare io di questo luogo quando c'è qui la fondatrice, nonché presidente del Meet? Maria Grazia Mattei, buonasera intanto, benvenuta. Posso andare del tu? Certo, grazie. Devo sia dire. Dove siamo esattamente? Cos'è questo posto? Allora, questo posto è un posto molto particolare nel cuore del centro di Milano, appunto. Vicino a Porta Venezia, siamo nella zona di Porta Venezia. È un posto particolare perché è il luogo di incontro, si chiama Meet, di incontro con idee, pensieri, personalità, personaggi che possono costruire con noi un momento di riflessione, di incontro, di scambio su quello che è la trasformazione della nostra vita determinata dall'impatto di tutte queste tecnologie, compresa l'intelligenza artificiale ultima, ma non ultima arrivata, e che stanno ovviamente impattando nella nostra vita professionale, privata, eccetera, in maniera molto forte. Allora, Meet è un luogo che con Fondazione Carico abbiamo pensato come un luogo, una sorta, da una parte di think tank, qui accadono sempre eventi, incontri, eccetera. È un luogo di experience, ci sono mostre, iniziative dove le persone possono vivere determinate esperienze e capire che cos'è questa cultura digitale, oppure partecipare a workshop sia per ragazzi che anche per gli adulti, perché Meet è nato fondamentalmente per trasmettere contenuti e far capire che questo digitale alla fine non è solo tecnologia, ma è una dimensione culturale che dobbiamo capire, prima di tutto. Per essere attivi, cittadini, consapevoli nell'uso delle tecnologie e non essere fagocitati dalle tecnologie e non crearci neanche tanto più di ansia, perché poi alla fine l'uomo è ancora molto centrale nel processo digitale. Questo in effetti è molto importante. Da poco è diventato museo, il Meet. Ovviamente siete partiti con determinati obiettivi che accennavi prima. C'è già qualche risultato? Avete già visto qualche cambiamento? E dove vi piacerebbe arrivare? Guarda, allora, risultati sì, il Meet si è già guadagnato una reputazione molto forte a livello internazionale, a livello europeo in particolare, quindi continuamente siamo in progetti, scambi, artisti in residence, contenuti che continuiamo a produrre, a mostrare e a confrontare, mettere in confronto con Milano in particolare, ma Meet è anche una realtà che è aperta a tutte le collaborazioni su scala nazionale, quindi i risultati li abbiamo visti in 2 anni e mezzo, che finalmente possiamo lavorare senza più altri impedimenti come sono stati gli ultimi che non voglio neanche citare. Adesso noi continuiamo e devo dire che cresce l'attenzione, la partecipazione. Segno che c'è una società che si pone delle domande e Meet è un luogo dove puoi venire a trovare, se non delle risposte, ma almeno delle indicazioni su dove stiamo andando. Ed è anche sperimentale, perché è anche un luogo del fare, Meet. Abbiamo una sala immersiva, per dire, no? Che a noi ci serve non per fare lo spettacolo così immersivo, ma per entrare dentro questa dimensione digitale e capire che significa realtà virtuale, realtà mista, augmented reality, tutte queste sigle tecnologiche. Poi in realtà ti dicono c'è un modo di comunicare diverso oggi, di creare contenuti diversi. Se lo fai a dei livelli artistici, come lo fa uno come Jean-Michel Jarre, ma lui è un indicatore forte di una possibile apertura all'uso delle tecnologie diverso, beh, c'è una grande speranza, no? Che possiamo ancora noi umani essere ancora più creativi. Assolutamente sì, lo citavi, appunto ce l'hai anche nella cartellina, quindi per chiudere stasera c'è Jean-Michel Jarre, cosa ti aspetti dal suo intervento, cosa può portare e cosa c'è nel futuro di Meet? Allora, Jean-Michel Jarre con il suo intervento, il fatto che abbia accettato è un incoraggiamento straordinario a proseguire nell'attività di Meet, che lui trova che sia uno dei centri più interessanti, di sicuro a livello europeo, per seminare, per agire, per incoraggiare le persone a non aver paura delle tecnologie, a mettere le mani, creare e fare. Quindi è un testimonial fantastico. E poi lui per primo è un testimone di cosa vuol dire creare, cosa vuol dire stare fuori dalle regole, trovando delle strade straordinarie, utilizzando le tecnologie più evolute, perché lui ha fatto lavori con VR, concerti da 100.000 persone come quello ultimo di Bratislava, dove andavano le immagini di intelligenza artificiale. Non dobbiamo aver paura, dobbiamo spingere la nostra capacità creativa nell'uso di questi strumenti. E quindi mi aspetto questo incoraggiamento.
L'altra indicazione è che anche lui sostiene che dobbiamo come dire, essere più consapevoli e anche impegnati nel non lasciare andare che questo processo digitale vada per la sua strada senza che noi ne abbiamo il controllo. E quindi è un invito straordinario a essere più consapevoli. E nel futuro di Meet cosa c'è? Io potrei dire che la dimensione internazionale si sta evolvendo sempre di più e sempre di più vorrei portare il mondo a Milano e poi c'è uno sviluppo su scala nazionale per poter essere in collaborazione con altre realtà dove c'è bisogno di portare contenuti, idee, conoscenze di nuove tendenze, tutto quello che è il nostro sapere, virgolette, che non è immenso, però è tanto, perché ammette un concentrato di contenuti meraviglioso, grazie anche a tutte le edizioni di Meet Media Guru, come quella con Jean-Michel Jarre che ho creato a partire dal 2005, 250 personaggi di livello mondiale, cioè non è poco confrontarsi con queste persone. Bene, nemmeno nel futuro c'è che questo progetto serva e sia d'ausilio anche ad altre realtà per portare avanti una consapevolezza e una creatività che ancora manca in maniera approfondita, mettiamola così, non manca totalmente, ma bisogna spingere di più l'acceleratore. Buon futuro, Maria, grazie. Grazie, ci credo molto. Grazie. Grazie a voi, grazie a voi. Ci siamo spostati in un altro corner, un altro angolo del Meet, siamo con Marco Pizzini che tra le mani tiene questo oggetto che molti di noi conoscono già effettivamente. Intanto, qual è il senso della vostra presenza qui a Meet? Allora, noi siamo MetaGate e sviluppiamo principalmente in realtà aumentata. Questo è uno dei primi visori che al momento riteniamo, diciamo, utile per questa attività e quindi finalmente da qualche mese lo possiamo utilizzare per sviluppare esperienze immersive come questa e quindi siamo qui proprio a far provare questo nuovo tipo di esperienze. Sono particolarmente immersive, vediamo che stanno piacendo, quindi siamo molto contenti di poter contribuire in una location così importante come il Meet. Quindi c'è comunque curiosità da parte delle persone, sono tutti soddisfatti o qualcuno vi dice no, non è per me? No, sembrano per ora tutti soddisfatti, tra l'altro la realtà aumentata non crea quell'effetto di nausea perché il nostro corpo si muove in sincrono con quello che vedono gli occhi, quindi non abbiamo effetti di nausea, vediamo il mondo che ci circonda, quindi anche problemi di sicurezza ridotti e al momento tutto bene, speriamo di continuare così altri 3 giorni. Senz'altro, applicazioni? Applicazioni svariate dalla sicurezza al gaming che noi vediamo trasversale in qualunque ambito, ma può anche essere turismo, immaginiamo di vedere una città romana, una città medievale, una città del 1500, quello che vogliamo, può essere fashion, possiamo vedere le sfilate, possiamo diventa un po' la fantasia il limite, quindi adesso è tutto da esplorare, siamo qui proprio per stimolare le persone a immaginare come questa tecnologia possa impattare nelle proprie attività e noi siamo qui poi ad aiutarli nel momento in cui dovesse davvero andare avanti. Quindi però secondo te dove si va? Verso che sviluppi si sta andando? Allora sicuramente il device deve migliorare ma ci sono tante cose che vediamo che ci arriveranno incontro, l'intelligenza artificiale ci sta aiutando tantissimo, la blockchain secondo noi sarà le fondamenta su cui costruire tutto uno sviluppo digitale certificato e stiamo cercando di integrare anche la parte di domotica, quindi poter controllare anche le luci, le porte, le finestre con un gesto della mano, questa sembra fantascienza ma se ci riusciamo noi che alla fine siamo piccolini immaginiamo cosa possa succedere da qui a pochi anni. E davvero, secondo noi l'importante in questo momento è provare, perché sono tecnologie che non si capiscono finché non ci si mette le mani o in questo caso gli occhi. E quindi il consiglio è dateci un occhio. Bene, allora l'occhio ce lo butto io adesso, quasi subito. E intanto grazie e buon lavoro allora. Grazie a voi. Nome MetaGate. MetaGate. Noi ce lo segniamo perché non si sa mai cosa succede. Grazie. Buon grazie lavoro. A voi. Grazie.
And so finally I met the guru, Jean-Michel Jarre. Welcome, Jean-Michel. Thank you. Ci sono molte persone che aspettano di vederti. Quali sono i punti di cui ti piacerebbe parlare con loro, a cui tieni di più oggi sulla cultura digitale? Prima di tutto, come artista, penso sia molto importante essere qui al Meet. Gli artisti sono un po' come i pirati in navigazione. Di volta in volta abbiamo bisogno di un approdo, di un porto. E il Meet lo è. Ringrazio Maria Grazia Mattei per aver creato questo approdo. Meet è un'antenna per catturare tendenze e stili e per trasmettere e promuovere la nostra visione del mondo. È molto importante. E quello di cui parlerò stasera è la mia relazione tra la musica e le arti visive. Sono stato coinvolto fin da quando ero studente tra la pittura e la musica e vorrei spiegare che sono sempre stato interessato da quello che posso chiamare opera totale. Secondo te, dove sta andando la tecnologia oggi? Ci sarà abbastanza spazio per persone come Schaeffer, Stockhausen, Jean-Michel Jarre, o la tecnologia si prenderà tutto lo spazio? È la vecchia storia di sempre. Noi abbiamo paura dei periodi di innovazione, che io credo siano fantastiche opportunità per i creativi, per i giovani artisti di oggi, con lo sviluppo del metaverso, della realtà virtuale, dell'intelligenza artificiale. Sono tutti strumenti fantastici per estendere la nostra immaginazione, per cui non sono per nulla preoccupato per la tecnologia. Non dovremmo essere ingenui, dovremmo essere consapevoli dei potenziali problemi e delle responsabilità come cittadini europei di creare la cornice per l'intelligenza artificiale. E per quanto ti riguarda, quali saranno i tuoi prossimi passi? Vorrei continuare ad esplorare l'intelligenza artificiale, l'audio e il video. Siamo ancora un po' in ritardo, rapportando ChatGPT-4 per le parole o la grafica. Mi aspetto davvero che lo strumento dell'intelligenza artificiale sia in grado di essere più efficiente e di aiutarmi ad essere un collaboratore più sviluppato. Thank you so much for your time. Thank you. And see you in the next future. Absolutely. Yes. See you on the other side. Yeah. Thank you so much. Thank you.